Ciao a tutti ed eccoci in Costume Quest 2, sono andata un po' avanti nel gioco, infatti come vedete sono riuscita a prendere un costume qui, vedete, a prendere un costume da Velociraptor, no, era uno, quelli lì, quelli che vengono dall'altro, come si chiamano, non mi ricordo, insomma un dinosauro, e quindi sono riuscita a passare quella zona, sono riuscita anche a collegare il controller della Play e quindi sicuramente giocherà meglio. Siamo in questa scuola, siamo stati catturati dal dentista nel futuro e vediamo un po' cosa succede. Siamo in punizione perché noi sostenevamo che l'Halloween era bello e allora ci hanno messo in punizione. Ci vogliono correggere ma noi teniamo duro, via. Anch'io ho detto che i costumi sono fantasy, non potevo non farlo infatti. Mio padre mi aveva persino fatto un costume da supereroe una volta. E abbiamo trovato questa ragazzina in punizione che anche lei crede nell'Halloween, ma dovevamo tenerlo nella baracca perché è legale. Ah, questa vedrai è la figlia dei nostri amici nel futuro. Aspetta un attimo, Everett, è tuo papà? Sì, lo conoscete? È il nostro migliore amico e andavamo a scuola insieme. Silenzio! Oh, Ren e Reynold, la mia mamma e mio papà parlano sempre di voi. Dicono che voi ci aiutate, aiuterete a salvarci. Abbiamo provato, ma il dottor White ha preso le nostre cose e ci ha buttato qui. E le sue guardie hanno portato via anche i tuoi genitori. Ci dispiace, Ellie. Cosa? Ha preso la mia mamma e il mio papà? Dobbiamo andare a salvarli. Perfetto! Anche Ellie si è unita al nostro gruppo. Ora, come facciamo a uscire da qui? Tranquillo, che ci penso io. Cos'è che... bambino umano, sto cercando di aggiornare il mio profilo. Sei su Facebook, eh? Mi sento male. Posso andare nell'infermeria? Eh? Male? Attenzione, cosa fa questa cosa? Non sta male, mannaggia, non ho... Questi dati non mostrano segni di malessere, stai bene! Che cosa c'è ora? Posso andare in bagno? Deve aspettare la campanella, bambino umano. Ma mi hanno ricordato che io devo andare in bagno. Sono seduto a questo computer da ore. Ah, una donna. Rimanete seduti finché non torno e non parlate, va tranquillo. Ah no, signore, allora forse hanno sbagliato a scrivere. Ho letto male io. Ciao, ciccio, ciao, ciao. Tranquillo, vai tranquillo che staremo qui. Credici. Che facciamo? Che facciamo? Andiamo, è la nostra possibilità. Usciamo di qui, prendiamo i nostri costumi. Va bene, andiamo. Mi insegnano, hanno confiscato una parte del materiale. Accidenti, ma non hanno confiscato questo. Un progetto. Andiamo a vedere. Aspetta, vediamo un po' come si entra nel menu. Ecco, questo è pausa. Questo non è niente, questo sto cercando. Oh, ecco, il triangolo è perché ho il controller della Play, ma lì lo dà il controller della Xbox. Allora, vediamo. LB. Dobbiamo fuggire all'accademia. Dobbiamo uscire da qui e trovare un modello per arrivare. Vediamo un po' i costumi. Completato. Ah, Jefferson ci ha dato il modello. Come cancella? Ah, completata. Dolcetto da brivido. Siamo a livello 4. Ok, torniamo indietro. Cerchiamo un costume. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Oh, forse qui. Qui qualcosa c'è. Ah, no, è la X. Hai un materiale per costume e parrucca incipriata. Vai, un pezzo di costume trovato. Qui niente. Andiamo. Ma forse anche qui nella stanza c'è qualcosa. Vediamo se c'è qualcosa di verde, perché il verde indica che ci sono i segreti. Andiamo. Ciao bambino. Dovrei essere in reclusione, ma preferisco stare all'aperto. Bravo, sì. Lei che ci dice? Ho detto... no, lui. Ho detto all'insegnante che doveva andare in bagno, ma volevo stare solo, fare solo un giro. Ma come, a te ti ci hanno mandato in bagno, noi no. Andiamo di qua a sinistra. Di là c'era la lezione, vorrei che ci prendessero. Eccolo qua. E giocare con il... Il joypad è tutta un'altra situazione. Guardiamo un attimo. Queste sono le carte e i costumi. Oh, mi mancano solo due pezzi e il costume è completato. Vediamo un po'. Qui non c'è niente. Allora, forse le scale. Però come faccio a cambiare i costumi? Forse, aspetta. Sto cercando di capire. Ah, qui. Ok, è per la ruota dei costumi, quale sarà?
Vabbè, andiamo avanti. Ehi, sa dove metto la nostra roba, signor Verme? Nessuno mi dice niente. Tutti quelli che mi dicono è di pulire il pavimento. E anche di mettere i costumi nell'armadio in modo che nessuno li trovi. Bene, interessante. Dispiace se la superiamo? Forse tra un po'. Ho appena lavato i pavimenti. Ok, allora, aspetta. Intanto andiamo qua in giro. Nell'aula. Altra cosa verde qua. Fashionista, ho sbloccato un trofeo. Vediamo, di qua è chiusa. È chiusa, non immaginavo. Andiamo qua giù in fondo. Ah, ma ho il vestito, ho un costume. Bene, bene, allora là ci saranno i nostri costumi. Alla fontana, ma abbiamo la salute piena. Qui non c'è niente. Come posso farlo andare via al tipo? Forse posso utilizzare il costume. Qui c'è il bagno. Qui c'è il tipo. Vediamo. Cosa stai facendo fuori dalla detenzione? Vai, ragazzi, dai. Voi, ragazzi, rimani stati peggiori. Eravamo preoccupati per te. Volevo scusarti, stai bene. Che fila di sciocchezze. Tornate subito in classe. Principale, qui non c'è niente. Probabilmente provo a usare il costume qui. Non posso notare che viene schizzato, che viene schiavizzato, signor Verme. È vero, credereste che vogliono che i pavimenti siano sempre puliti. Per non parlare del fatto che sono bloccato con un secchio di prima generazione. Sembra un lavoro da spaccare la schiena. Credo dovrebbe prendersi una pausa. Hai ragione, forse mi prenderò una pausa. Mi fanno male i muscoli della schiena. Grande, l'abbiamo convinto con il costume, eh. Eccolo qui. E abbiamo ripreso i costumi. Probabilmente non riuscivo a accedere alla ruota dei costumi. Riportare. Vediamo un po' se la ruota. Allora, questi sono. La ruota come si apre? Eccola. Eccola la ruota dei costumi. Abbiamo aggiunto un costume. Perfetto. No, però la bimba. No. La seconda bimba devo cambiare. Cioè, la sorella devo cambiargli il costume. Questo è un costume veramente inutile. Allora così. E poi ecco il questo. Pterodattilo o clown? Pterodattilo o clown? Dai, andiamo con il pterodattilo. Mi ci incanto sempre con questo tipo di dinosauro. Allora, no, la bimba di, però la terza bambina dobbiamo farla vestire. Gli diamo il clown che genera. Ah, lei è vestita da scuola. Bene, lasciamolo così, che dà le botte grosse. Il clown invece rigenera la salute, ma allora, adesso dove dobbiamo andare? Vediamo un po', perché ora sto qui presa a chiacchierare. Allora, missioni. Fuga, dobbiamo fuggire all'Accademia Dentale. Ok. Vediamo se qua c'è la porta, no? Quindi la porta era sotto per forza. L'avevo anche vista. Vabbè, mi sono fatta un giretto. Oh, questa bambina non c'era prima, vediamo un po'. Hanno distribuito questo ovviamente, dormivamo. I miei denti sono del 90esimo per centile, fratello. Mamma mia, qui parlano di denti come se non ci fosse un domani. Parlo delle scoregge per fare ridere, ma sono che sono una commedia da due soldi. Sì, perché quello parlava sempre di puzzette. Oh, siamo riusciti a fuggire. Yes. Oh, chi è costui? State andando da qualche parte? Il tuo comportamento è stato inaccettabile. Guarda questo elenco di infrazioni. Accidenti. Interruzione della lezione, evasione dalla reclusione, rapimento, furto di proprietà della scuola. E come fa a saperlo? Questi costumi sono di nostra proprietà. Voi li avete rubati per primi, bravo, diglielo. E cosa intendi con rapimento? Me ne sono andata perché volevo andarmene. Non ho finito. Violazione della legge sui costumi, manipolazione del nostro personale e tentata fuga. Tentata fuga è divertente, umani. Non c'è modo di uscire dall'Accademia Dentale. Oh, almeno non senza un'adeguata istruzione. Oh, che sta succedendo? Combattiamo! Vediamo un po' come funziona questo nuovo costume. L'importante è che combatta, non come quella caramella di prima. Ok, vediamo Y, attacco con... Ok, ci sono... Oh, qui c'è la super... super attacco, andiamo. X, la X è questa, è l'Xbox, è al contrario della Play. Là. Ho preso, amazing, doppio colpo, ho imparato questo nuovo doppio colpo. Y è qua su in cima.
Troppo in anticipo. X. Tieni, beccati questo. Oh, doppio attacco. Oh, c'è il colpone. Beccati questo colpo da bus. Palata. Ci sono, ragazzi. Sì. Ribeccati anche questo. 9, pochino, però va bene uguale. X, vai. X è qua. Nice, very nice. Secondo, un pochino più ball. Lenta. Ah. Mannaggia, ho sbagliato. Però bene, bene, l'ho colpito. Bloccato. Reynold c'ha il mega colpo. Tieni, beccati questo. Cosa sta scrivendo? Cosa sta scrivendo? (ride) 132, colpo grosso, ragazzi. L'ha distratto con una lettera di importanza notevole. Eccomi. Ah, mi sono distratto, ho preso un bel colpo questa volta. Amazing. 9. X. Accidente, accidente, accidentino. Beccati questo colpo e poi di nuovo questo. 10, nice. Bloccato, medio, perché ho preso anche un bel colpo. Rieccoci qui tra noi. Nice. X. Sì, beccati questo e ancora questo. Sempre in alto, però 212 di vitalità. 171. Wow! 163. Bloccato, mamma mia, è lì. Devo, ci devo mettere il clown. Sì, ho bisogno di un guaritore all'interno della squadra. Intanto vediamo se riesco a bloccarlo con questo. Farlo fuori più che bloccarlo. 35, forse Ellie ce la fa con il mega colpo. Con la bussata. E vai, sconfitto. Ciao, ciao. La miseria, abbiamo preso una carta. Dolci 250 e anche tanti punti esperienza. Questo era difficile, era un mostro elevato. Abbiamo così il sacchetto. Aspetta, RB. Mangiamo un po' di dolci per ricostituire la salute. Andiamo un po' in qua. Ah, lì c'è delle foglie. E le foglie le posso spazzare con il costume. La bimba di là invece cosa ha preso? Che costume ha preso? Questo è necessario. Quindi a lei gli do il clown, perché un curatore serve nel gruppo. Ok. No, aspetta. Ecco. Verso le fogne. Aspetta, aspetta. Intanto mentre sono qui vado a cercare di dare colpi a destra e a sinistra, a vedere se c'è altri docenti nascosti. Ah, c'è una bimba là, c'è una bimba, ho visto una bimba. Ah, intanto guardo qua. Facciamo il giro di tutto. Laggiù c'è una bimba, eh? Perfetto. Qua no, là si ritorna alle fogne. Quindi andiamo a vedere quella bambina. Dietro vedi queste foglie, colpo d'ala con B. Ehi, ciao. Mi hai trovata, noi stiamo indossando legalmente dei costumi e giocando a nascondino. Vuoi giocare? Se ci trovi tutte e sei, riceverai un premio. Perfetto, nascondino di distopia. Bene, bene, bene. E una l'ho trovata. Tutte e tre. Andiamo un po'. Allora, la cartina è qua. Pterodattilo, ecco. Così ho comprato. Adesso abbiamo il costume di Jefferson. Mappa, mappa, mappa. Ah, ma non c'è la mappa nuova? Allora, non abbiamo ancora, non ci hanno ancora dato la mappa. Forse dobbiamo trovarla. Senza il, credo, senza il forse. E andiamo avanti. Le fogne, parliamo con questo signore. Oh, sei i miei vecchi amici. È bello vedervi tutti dopo questi anni. Penso ancora a tutte le avventure che abbiamo vissuto in passato. Prima drenassero la palude per costruire i pini ramati. Che hai combinato ultimamente? Beh, non molto. Da quando il dottor Dingleberry è arrivato a... buttato giù la mia casa per costruire quella casa per vermi, maledetto.
Da quel momento ho pagato per le fogne con i miei alligatori. Ma va benissimo. GRT Junior è tutto ciò di cui ho bisogno. Mio Dio. Beh, è stato bello rivederti, Monty. Ah, povero Monty. Ehi, Halley, perché non sei a scuola? Siamo scappati. Bello. So che la tua mamma e tuo papà erano preoccupati per te. La guardia dentale li ha portati via. Dobbiamo ritrovarli. Oh no. Ciò significa che probabilmente sono nel complesso dentale. Quel posto è impenetrabile. La sicurezza là è invalicabile. Deve esserci un modo per entrare lì dentro, vero? Beh, deve esserci un modo attraverso le fogne, ma non ho mai provato. Dovresti chiedere a Sedi, è dentro. Basta bussare alla porta e la parola d'ordine è cioccolana. Wow, aspetta, però prima voglio andare un attimino qua giù a vedere se c'è qualcosa. Sì, da dare due colpi da dolce. Oh, tutta un'altra situazione, davvero. Con il joypad. Ma giù c'è qualcosa? Ah, qua è colui che ci vende le carte, ma per adesso non mi interessa. E allora vado di là con cioccolana. E via. Siamo dentro. Oh, qui c'è. Cosa c'è? Cosa c'è qua? Ah, una caramellina. Ciao ciccio. Aiutate quei bambini a festeggiare l'anno e mi aiuta a liberarmi dai miei demoni. Aiutare. Avevo dei problemi più grossi. Ah, vediamo un po'. Ah, li sentiamo qui. Halley, Ren, Reynold. Everett e Lucy ci hanno detto che potevate arrivare. Ci conosci? Che stupida. Ti vedevo i francobolli quando eravamo bambini. Ah, Sedi, allora devi ancora avere qualche bel francobollo. Sì, anche se le figurine di dolcetti da brivido sono di grande tendenza ora. Comunque, cosa posso fare per voi? Sai come posso arrivare a complesso per salvare Lucy e Everett? Oh, temevo che me l'avreste chiesto. Esiste un mondo, ma ho paura che sia troppo pericoloso per voi. Che dai, che pericoloso. Non vi metterò in pericolo e non c'è niente che possiate fare per farmi cambiare idea, credo. Quest'altra bambina. Prendiamo le caramelle a terra. Colpetto. Niente, non c'è niente. Queste bolle. Cosa? Sentiamo questo signore. Assomiglia a questo gatto che ho incontrato da tempo fa. Quel bambino sapeva suonare un corno da. Ah, eravamo noi che abbiamo suonato il corno da clown. Amo questi vecchi videogame su cose. Sono cose fantastiche. Tutti i nuovi videogiochi parlano di spazzolamenti e fili interdentali. Noiosi. Non ora. Ho quasi raggiunto il progetto più alto. Devo concentrarmi. Ops, scusa. Ah, va bene. Perché Sede non ci vuole dire? Ah, devo cambiare costume, quindi la devo persuadere. Ah, oh. Capisco che tu sia preoccupata per la nostra sicurezza, Sedi. Potete scommetterci, ma se non salviamo Everett e Lucy, Ellie rimarrà da sola, senza alcuna supervisione. E noi rimarremo bloccati qui. Questa distopia senza la nostra mamma e il nostro papà. Beh, oh no, questo è terribile. Come faccio con questo dilemma morale? Ok, ve lo dirò, ma prima dovete aiutarmi con una cosa. Non vi dirò qualcosa per niente. Voglio solo raggiungere la mia quota di caramelle prima di potermi mandare dal mio capo. Se andate a prendere qualche consegna per me, vi darò la parola d'ordine per lo spaccio clandestino del mio capo nella parte orientale della città. Lui conosce il modo per entrare nel complesso. Ah, perché non lo sapeva allora? Basta andare nel nostro vecchio quartiere e iniziare a bussare alle porte. Ma fate attenzione, a volte alla guardia dentale piace organizzare delle imboscate. Bene. Quindi adesso dobbiamo andare, ritirare quattro consegne nei sobborghi. Beh, che andiamo, torniamo indietro. Per quanto vogliate vedere cosa, andrò in un tubo della fogna buio senza una torcia. Ok, allora, quindi verso l'accademia. Dov'era l'uscita? Dov'è l'altra uscita? Forse qua. Andiamo verso i pini bramati. Ok, allora mi serve una cartina però. Questo bambino qua. Ehi ragazzi, cosa fai in giro con un costume come quello? Non hai visto che c'è un... Ho appena avuto una lezione di combattimento con Corvus. Mi sto solo riposando, è stata piuttosto intensa. Anch'io avevo un costume ma ho dovuto nasconderlo perché la situazione stava diventando troppo incandescente. Ora i droni stanno cercando il posto dove ho nascosto i pezzi e io non posso permetterlo. Corvus mi ha insegnato un sacco di mosse, ma non sono... Sono solo una bambina, non posso occuparmi di così tanti droni da sola. Sì, dai, prestaci il costume! Vediamo un po' che costume ha disegnato. Costume da mago! Non ci sono altre mappe. Mannaggia, non troviamo a casa di Everett.
Vediamo un po', entriamo un po' un attimino a casa di Everett e guardiamo un attimino. E guardiamo un attimino se c'è qualcosa. Magari c'è Corvo che ci insegna qualche altra mossa. Niente. Niente, non c'è mosse. Ritorniamo indietro. In casa ancora non c'è niente da fare, quindi torniamo per strada. Torniamo per strada. Becchi pieni ramati. Oh, questo bimbo ha una bimba. Il futuro è sconfortante, vero? Hanno smesso di vendere i dolcetti da brivido della seconda serie prima che riuscisse a trovare una figurina da brividi al riso. Ora come farò a trovarla? Ok. Dobbiamo trovare una figurina al riso. Andiamo avanti. Colpiamo qui. Ma io vorrei una mappa. Ah, si entra da qui. Allora, caramelle a terra, a me. Non ho sete, pensiamo. Il tipo? E ragazzino, questo posto è orribile, vero? Sì, una volta era bello. Bene, probabilmente dovrei proseguire. Sento arrivare una storia strappalacrime. Ok, andiamo. Prima che ci faccia piangere, andiamo. Volazione delle caramelle. Oh, bene, ora affrontiamolo. Altri 300 punti esperienza. A me le caramelline. Oh, ecco, ora come si fa? Ecco, ho trovato il tasto per andare più veloce. Devo passare di qua. Là, eccoci. Aspetta, qui c'è altra roba da sacchettizzare. Tiriamo i colpi, non è che sia. Aiuto, devo centrare! Via! Questo è un segreto. Mi sta. Hai un materiale per costume. Wow. Interessante. Vediamo se c'è da. Sì, colpire questi sacchetti. A proposito, mangio un po' di dolci perché c'era Reynold che era messo male, eh? Aspetta che continua, c'è da saltare. Prima di passare nella piazza. Via! Salta! No! Padellato! No! Vai, sono riuscita a saltare, a prendere il punto giusto. C'è qualcosa qui, no? Qui? Sì. 3000 dolci! Chi è il signore? Bambini, non dovresti indossare quei costumi all'aperto. Andate dentro prima che i droni dentali vi vedano. Ma noi le affronteremo! Ecco, qui c'è una casa. Aspetta, eh. Dolcini! Questa casa non è accessibile. Forse... No, non era nemmeno da lì. Una mappa, troviamo una mappa di questa città. Datemi una mappa. No, questa è la bimba di prima. Delle figurine. Questa è la casa di Everett. Sì. Facciamo fuori questo drone. Vai. Cosa c'è là dietro? Oh, qui cambiamo costume. No, è il costume, è questa di qua. Ah no, aspetta, fermi tutti. Eccolo qua. Mi serve pterodattilo. Sì. Devo aprire questa. Queste foglie. Oh, la lumaca, le lumache sono insidiose. Bam. Mamma mia, com'è brutta questa lumaca. 500, abbiamo fatto fuori uno che era sopra 1000. Posso fare fuori anche una lumaca.
Ah, super colpo di Ren. Vai, leggiti questa. (Ride) 132, bel colpo. Ellie. 35, ha bloccato bene la lumacaccia. Siamo a 265, quasi alla metà. Niente super colpo. 205 ci manca. 205. Amazing. Ah, solo 9. Mi ricostituisco un po' di salute per Ellie. Sì, dai. Clown che cade sulla buccia di banana. Bene, bene. Block, ma però mi ha tirato un bel colpo con quella scidata. Nice. 87, siamo a un buon punto. Gli mancano solo 87 punti. 43. Oh, 32. Solo 32 punti per fare fuori questa lumacaccia. Che era difesa di quel forziere. Vai, ciao lumaca, ciao. 750 punti esperienza. Il prossimo tira piedi e attacca. Oh, salita di livello. Livello 5. Sì. Un altro pezzo di costume. Vediamo un po' cosa mi manca. Ah, mi mancano solo due pezzi per fare il mago. Anzi no, solo un pezzo, l'ultimo è un uguale. Allora, solo un pezzo, sarà la bacchetta sicuramente. Dobbiamo trovare un pezzo. Qui c'è una casa però, aspetta, aspetta. Niente, qui non c'è da schiaffeggiare niente. Andiamo, apriamo la casa, speriamo che ci sia una persona. Sì. Che ci ha dato i dolcetti. Ah, qui un'altra casa. Speriamo che ci sia la consegna giusta. Quante consegne erano a fare? 4, mi sembra. Dopo lo guardo. Un'altra persona. Bene, bene. Sono al massimo dei dolcetti. Ok. Allora, vediamo un po'. La mappa. La mappa è qua su in cima. Cioè, non c'è la mappa perché non mi è stata data la mappa, però... Mi dice che qui devo ritirare ancora due consegne. Qui cosa mi dice? Dobbiamo sconfiggere i droni dentali nel quartiere per recuperare i materiali del costume da mago. Sì, bene. È quello che stiamo facendo. Quello che cos'era? Però intanto guardo qui è bloccato. Vediamo se c'è qualcosa qua dietro, di nascosto. Premio doppia esperienza, wow! E abbiamo fatto fuori anche questo. Bene, io direi che per oggi la ricerca può bastare. Vi rimando al prossimo video, che credo continuerò da qui. Visto che vi è piaciuto, allora proseguo facendo proprio un let's play da adesso. Un saluto a tutti da Stratosina. Ciao a tutti!